Allora, ultimo momento, abbiamo voluto chiudere questa giornata portando qui due testimonianze di due nostri clienti che abbiamo scelto, due clienti diciamo a caso, no, in realtà sono due li clienti. Li abbiamo pagati? Sì, no. In realtà uno ci ha pagato, grazie a uno, anche uno sponsor che ci paga lui da mangiare anche. E quindi andiamo via direttamente, presentiamo le aziende e poi chiamiamo qui nel palco le persone. Partiamo con CGR. Energia e passione. Sono questi i sentimenti che animano nel profondo le persone che lavorano con noi. Mi chiamo Min, sono capo chef. Amo molto il mio lavoro. Qui ogni giorno è diverso. Ogni giorno una nuova idea. Mi chiamo Luca e sono il capo pizzaiolo di questo ristorante. Lavoriamo in pizzeria in 5 persone. Ogni giorno imparano qualcosa da me e io imparo qualcosa da loro. Passione per il lavoro quotidiano. Passione per la cura dei dettagli. Passione per la qualità delle materie prime. Sì, le materie prime. C'è un piacere particolare nel lavorare bene. Il gusto di rendere felici i nostri clienti, lasciare loro un ricordo, il desiderio di tornare, un'emozione che resta. Mi chiamo Riccardo e sono lo chef di questo ristorante. Ogni giorno manipoliamo carne fresca, la tagliamo, la battiamo, la paniamo, espressa al momento dell'ordine. E vorrei, attraverso questi piatti e queste ricette, trasmettere le mie emozioni ai nostri clienti. Emozionare. È questa la nostra missione. Attraverso ambientazioni uniche, idee sorprendenti e il sorriso dei nostri collaboratori. Piccoli gesti per grandi traguardi. Amiamo la responsabilità, l'onestà e la trasparenza. Mi chiamo Federica e sono responsabile di cucina. Il sorriso prima di tutto, per me è il biglietto da visita del ristorante. Crediamo nei rapporti sinceri, ascoltiamo i nostri clienti e osserviamo i loro occhi. Attraverso di essi interpretiamo le esigenze di un mercato che cambia. Per questo siamo multi-brand e multi-ethnic. Evolvere, crescere, innovare. Ogni giorno è un'opportunità. I nostri collaboratori lo sanno e guardano nella nostra stessa direzione. Ci viene data la possibilità di portare la nostra passione all'interno dei piatti. Ci viene chiesto il nostro parere, ci viene chiesto di partecipare alla creazione delle ricette e insieme a questo team di cuochi cerchiamo ogni giorno di creare una ricetta vincente da poter offrire ai nostri clienti. E se ci chiedete qual è la ricetta perfetta? Siamo convinti che non ci sia una ricetta perfetta. Ma ci impegniamo ogni giorno con ingredienti nuovi. Per sorprendervi ed emozionarvi. Abbiamo vissuto insieme tante sfide. Ma la sfida più bella deve ancora arrivare. Okay. Devo dire che far vedere questo video a quest'ora non è stata proprio la scelta giusta. E lo fai ripartire, vuoi torturarci proprio. Sì, e io inviterei qui nel palco Paolo. Dobbiamo passarci purtroppo i microfoni così adesso. Ok. E, casomai intanto se vuoi sederti così facciamo una cosa proprio sciolta. Ah, abbiamo quello anche. No, però non lo registriamo. Meglio. Vai. Ok, allora iniziamo a sederci, dopo chiamiamo il secondo, velocemente magari se ci racconti di te, due numeri su CGR e poi invitiamo anche l'altro ospite e vi interroghiamo assieme. Sì, CGR è un'azienda che si occupa di ristorazione servita, è la più importante in Italia,
e si occupa di ristorazione servita con diversi format. Abbiamo 2016, inizio 2016, 250 ristoranti circa, con circa 2.500 dipendenti a inizio 2016, fino a noi dovremmo arrivare sui circa 3.000 dipendenti. Serviamo circa 20 milioni di coperti all'anno. Chi l'ha inviato? Delle macchine eccezionali per quello IoT. È facile mangiare, però bravo, dopo quello viene dopo. Ok. Vabbè, numeri impressionanti, diciamo numeri così. Insomma, sono abbastanza pesanti, in più stiamo andando sui mercati, siamo già sui mercati esteri e contiamo di espanderci abbastanza velocemente. Ok, non ti sei presentato tu però? Mi chiamo Paolo Mosto, io ho una certa età e quindi arrivo su sistemi che non erano propriamente Microsoft, cioè io arrivo dai mondi IBM, quindi prima c'erano i 38, poi c'erano gli S, tutti gli Unix possibili immaginabili, e il mondo Microsoft è arrivato, sì, c'è sempre stato ovviamente, ma con un impatto diverso. Negli ultimi anni ci siamo accorti che non solo la parte tecnica, ma il mercato finale, i nostri utenti finali, e soprattutto i nostri colleghi, i nostri collaboratori avevano bisogno di performance diverse e avevano bisogni diversi. E abbiamo fatto una scelta strategica e abbiamo deciso di andare sempre di più su Microsoft, e oltre a essere già completamente nel cloud da un paio d'anni come IaaS, non abbiamo più server. Gran bella cosa, posso assicurare, gran bella cosa. E in questo momento stiamo facendo un percorso di migrazione tra 6-5 completa, noi abbiamo migliaia di caselle e tanti domini, e non solo, soprattutto la parte, ci interessa moltissimo la parte PaaS. Ok, e dopo vediamo esattamente quali sono gli step che abbiamo fatto, abbiamo iniziato a fare, e quali sono quelli del futuro. Ok, allora, prima di anticipare i prodotti, quindi a questo punto inizierei a presentare la seconda azienda, e quindi... Thank you.
Ok, allora, come avete capito, siamo passati da cibo tradizionale a cibo per la mente, e quindi chiamerei sul palco anche Daniele. Ti rubo tanto il microfono. Ciao Daniele, ti lascio anche a te la parola, magari se ti puoi presentare velocemente, poi raccontiamo. Buonasera, buonasera a tutti. Mi presento velocemente, sono Daniele La Bianca, sono la presidente di Ergon Group, la holding a capo del nostro gruppo, e mi occupo di formazione e consulenza da quasi 20 anni e sono uno dei soci fondatori della realtà che oggi qui rappresento. Ergon Group, come avete capito dalla presentazione, si occupa di formazione per le imprese. Il nostro target è quasi esclusivamente il mondo aziendale, dico quasi perché c'è sempre un'attenzione sia in azienda che fuori dall'azienda alla persona, quindi questo ci pone necessariamente in contatto con il mondo della formazione delle persone. Operiamo con un approccio molto finalizzato al risultato, anche quando facciamo trasferimento della conoscenza, quindi lavoriamo solo e sempre in azienda. L'obiettivo aziendale diventa il nostro obiettivo, la nostra mission: aiutiamo le persone a crescere, le aziende a crescere, ma anche le persone a lavorare meglio. Quindi attenzione al risultato dell'imprenditore, ma anche delle persone che lavorano nelle aziende. Siamo presenti in 5 regioni, centro nord Italia, il grosso del fatturato è nel nord est. Diciamo, seguiamo con le due sedi principali, che sono quella friulana, quella di Udine e quella di Padova, il mercato del nord Italia, diciamo dalla Lombardia, da Milano fino a Udine. Trieste. Il valore che cerchiamo di dare sia nella formazione che nella consulenza è quello che possiamo trasmettere attraverso le nostre 12 aree di competenza, dove ci lavorano delle 12 squadre con dei responsabili di ciascuna squadra. Alcune squadre sono molto nutrite, anche 30 persone, tra professionisti e persone dipendenti. Creiamo conoscenza e cerchiamo di trasferirla. Questo grosso modo è quello che facciamo. Ok, e allora molto velocemente, non so se volevi aggiungere qualcosa sulla slide. Sì, beh, io non ho seguito le slide. Certo, i valori sulla quale abbiamo fondato la nostra realtà non può mancare rispetto alle persone e alla coscienza di ciascuno. Lavoriamo con le persone, quindi per noi sono fondamentali sempre nel raggiungimento degli obiettivi capire quelle che sono le persone che abbiamo davanti. La verità e la trasparenza, perché è uno dei valori fondamentali all'interno e all'esterno della nostra società, la voglia di fare, e siamo un ente indipendente privato e il nostro settore non è in realtà un fatto comune. Ok, bene, grazie. Allora, questi sono un po', racconto velocemente quali sono più o meno i progetti che abbiamo iniziato a sviluppare sia in CGR e poi in Ergon, e poi magari vi faccio una serie di domande. Allora, per quanto riguarda CGR, siamo partiti, come vedete, con il punto zero. Abbiamo conosciuto CGR per una migrazione della posta elettronica, da Zimbra siamo andati verso Exchange Online, e da lì poi abbiamo iniziato una serie di step successivi. Abbiamo attivato Sky for Business, quindi per fare meeting dentro e fuori l'azienda, l'aggiornamento dell'Office in una versione ovviamente unificata, coerente, quindi un unico prodotto da gestire, non più 10 edizioni magari differenti di Office, e poi abbiamo iniziato a crescere, a mettere in piatto una serie di oggettini. Abbiamo iniziato lo sviluppo custom su SharePoint Online per accedere ai dati aziendali, casomai dopo ne racconti meglio tu Paolo quello che abbiamo fatto, quindi SharePoint Online per accedere però a dati on-premise attraverso lo sviluppo di un'applicazione custom, e adesso stiamo andando approcciando tutto il percorso rivolto alla sicurezza, quindi per andare a fare la protezione del dato, dell'informazione, per ovviamente attrezzarsi per GDPR e così avanti. Ovviamente tutta la parte anche dispositivi mobile, loro hanno tantissimi ristoranti, quindi tantissimi computer distribuiti geograficamente in Italia ma anche all'estero, e quindi proteggere questi documenti, questi dispositivi è una sfida veramente importante. Questo più o meno è il percorso. Per quanto riguarda invece il percorso di Ergon, siamo partiti per vie diverse, nel senso l'esigenza iniziale era quella di unificare e centralizzare i dati dalle varie sedi,
portarli in un'unica piattaforma che fosse ovviamente che permettesse l'accesso di questi documenti da ovunque, almeno da entrambe le sedi, quella principale di Padova e di San Giorgio, che adesso vi state spostando a Udine. Sì. Ok, non so se ho fatto una gaffa ad anticipare qualcosa. Assolutamente no. Ok, se no tagliavo il video. E poi anche qui abbiamo portato, comunque aggiornato anche l'ambiente on-premise attraverso una configurazione molto molto innovativa, con un'installazione Windows Server 2016 su un ambiente virtualizzato, installato in una maniera un po' particolare innovativa, ma casomai Giampiero vi racconta meglio. E anche qui ovviamente stiamo andando verso un approccio di messa in sicurezza dei dati con Azure Information Protection, eccetera. Alla fine adesso l'esigenza un po' di tutte le aziende è la stessa. Ok, allora inizierei un po' con la parte di brainstorming, e quindi io farei una domanda magari prima a Paolo, no? E la domanda è, voi avete, intanto perché avete portato la posta su Office 365, cosa vi ha spinto, quali problematiche dovevate risolvere, insomma, perché approcciare una migrazione di prima 400 caselle e adesso altrettante 600, boh, 500, più 1200 che non sono ancora, e vabbè, progetto innovativo. Se puoi passare, scusa, abbiamo purtroppo... Beh, diciamo che pur avendo i miei bellissimi server Linux in cloud, erano arrivati a tappo, cioè le richieste del business e dell'azienda non riuscivano a essere più espletate, non funzionava più, cioè i nostri utenti, quelli più avanzati, la direzione, insomma, vogliono avere tutta l'azienda e tutte le informazioni sui loro dispositivi, ovunque sono, vogliono parlarsi, vogliono vedersi, e con prima Postfix, per chi lo conosce, poi Zimbra non funzionava, semplicemente non funzionava, gli allegati non funzionavano, uscivano gli aggiornamenti di iOS e non ci stavamo dietro, quindi abbiamo valutato la soluzione 365 e dopo infatti abbiamo scoperto le cose in più e ci ha risolto molto velocemente, sì, e in pochissimo tempo tutte queste problematiche, cioè a richiesta del business. Con la migrazione a 365 siamo riusciti a dare copertura a tutte le richieste che arrivavano fondamentalmente dalla direzione. Sì, l'ha detto fra le righe, in realtà appunto avevate un dominio di posta che è CGR, che era ospitato su Zimbra, sì. E mentre i domini dei ristoranti, All West, Winner House, eccetera, su una macchina... Postfix, bellissima. Che però sta migrando su Office 365, quindi qualcosa... Perché per quello che ho detto, e quindi sì, okay. Sì, sì. Sono dei vantaggi, sì, ovviamente. Ok, grazie. E invece per domanda per Daniele, il tuo avvicinamento a Office 365 è nato dall'esigenza invece di spostare i documenti, prima battuta, quindi portare, avevi un file server a Padova, un file server a San Giorgio, uno SharePoint Foundation versione VSS 3.0 strapieno a San Giorgio, quindi dati su tecnologie differenti, su location differenti, però la necessità di accedere ai documenti in maniera, diciamo, da entrambe le parti. Certo, diciamo che la nostra necessità è sicuramente legata alla disponibilità del dato ovunque, dove c'è una connessione c'è il dato. Noi abbiamo le informazioni che sono utilizzate sia all'interno delle sedi, che quindi sono 4-5, ma anche da centinaia di docenti e consulenti che sono fuori in azienda, quindi la fruibilità attraverso strumenti diversi che sono sempre disponibili, quindi comunque il telefono, il tablet, il PC, ma soprattutto ovunque. Dall'altro lato c'era poi un problema proprio di standardizzazione delle informazioni e di sicurezza delle informazioni. Noi avevamo avuto, credo in pochi mesi, 3 attacchi a criptovirus di tutte le informazioni che erano contenute nei server, e quindi anche questo era un problema, quello di cercare delle soluzioni che fossero più sicure rispetto a quella che era una configurazione nostra. Inoltre eravamo di fronte ad una scelta in quel momento, se investire in hardware o se in realtà pensare a delle soluzioni cloud. Evidentemente abbiamo scelto la seconda, e ad oggi è una scelta che riteniamo essere assolutamente una scelta di successo. Teniamo conto che noi siamo cresciuti, abbiamo fatto questa operazione a inizio 2016, ma il ritmo con il quale siamo cresciuti è di 1 milione all'anno, però in realtà che ne fa 6 oggi, con un incremento di decine di dipendenti ogni anno. Ovvio che le scelte di struttura erano scelte importanti, anche
anche a livello di filosofia da seguire. E quindi in quel momento abbiamo fatto il passaggio, quindi alla SharePoint prima di tutto online, dalla versione on-premise e tutto poi il pacchetto 365. Ok, quindi domanda invece per entrambi, quindi la tecnologia cloud, oltre a risolvere la problematica iniziale che vi ha portato ad adottare Office 365, vi ha fornito delle altre soluzioni, quali sono? Assolutamente, un po' ne ho parlato, nel senso, prima di tutto la disponibilità di un pacchetto integrato che non è solo SharePoint ma è tutto il pacchetto 365, quindi la disponibilità di tecnologie che difficilmente altrimenti abbiamo potuto disporre e tra loro integrate, e quindi questo è stato per noi sicuramente un vantaggio importante, e anche essendo noi nell'ambito educational ha dei costi davvero accessibili, e quindi è stato sicuramente un passaggio fondamentale. La standardizzazione delle informazioni anche con quelli che sono i nostri clienti, quindi l'utilizzare strumenti che sono gli stessi che poi possiamo trovare dai clienti, è ovvio che questo aiuta la comunicazione, ci aiuta a lavorare con il cliente, laddove nel futuro sempre di più il nostro obiettivo è portare il cliente a lavorare con noi, assieme a noi, in un posto comune. Bene, grazie. Se puoi passare magari gentilmente il microfono a Paolo, stessa domanda anche a te Paolo. Diciamo che per noi è importante poter scalare velocemente, cioè non è semplice aumentare le risorse, pur essendo in un cloud già. Scusa, ricordo nella slide 50 più ristoranti ogni anno. Cioè. Sì, non l'avevo detto, noi apriamo, i programmi sono 50 nuovi ristoranti, aperture ex novo ogni anno. Un ristorante è una cosa, mai abbastanza complessa, con decine e decine di dipendenti per ristorante, con problematiche di sicurezza, di informazioni che devono girare. Solo per stabilire l'apertura di un ristorante, il processo di selezione, timing apertura, è molto complesso, molto delicato e molto riservato, estremamente riservato, perché è un mercato molto aggressivo. Grazie a 365 effettivamente non ci preoccupiamo più di questi aspetti, possiamo aumentare senza nessun limite, cosa che prima avevamo pur essendo già in cloud, e non dobbiamo più preoccuparci della parte tecnologica. Più, come giustamente ha detto Daniele, sono tutta una serie di feature, tantissime, nuove, e che abbiamo scoperto anche noi piano piano, che abbiamo cominciato a valutare, ad apprezzare, anche grazie a VoodooTalk, e che abbiamo cominciato a far entrare in azienda, formazione e quant'altro, che però anche queste danno un vantaggio per noi non da poco. Ok, e casomai se vuoi tenere il microfono, la seconda domanda è, quali sono le prossime azioni? Quelle prossime intendo quelle più vicine, prossimi mesi diciamo, abbiamo visto sicurezza immagino, quindi quali sono le prossime azioni che state intraprendendo adesso praticamente, sia per la trasformazione digitale, sia per la messa in sicurezza dei dati delle aziende eccetera? Noi stiamo già partendo sia con MS che con Intune, assieme a una suite di altri prodotti che non sono Microsoft, certo, con aziende che si occupano direttamente di sicurezza, e che coinvolgeranno direttamente l'azienda e anche il modo di lavorare. Il nostro amministratore delegato è stato il primo a dire ok, facciamo le cose bene, e quindi non ha la password, no? Io senza password, perché capiamo che per noi è molto importante la riservatezza e la confidenza di certi argomenti. Noi eravamo bravini a fare sicurezza, insomma, qualcuno di voi, non so, IP Chains, IP Tables, Cisco ASA, cose del genere, però non bastano più, non ce n'è più, perlomeno nel nostro caso non ci stiamo più dietro. E quindi abbiamo deciso di spostare delle applicazioni molto importanti e mission critical, che sono quelle che i nostri clienti finali vedono attraverso le loro la nostra app, quindi anche dati un po' delicati attraverso il sito web, sulla piattaforma Azure, perché adesso magari nelle varie presentazioni forse non è stato spiegato, ma ci sono dei servizi di sicurezza che io magari ho percepito forse in maniera più semplice, perché sono
evidentemente più semplice, ma che non siamo in grado di replicare da noi stessi. Impossibile, anche spendendo milioni di euro. Certo. Non ce la facciamo. Certo. Sfruttando Azure riusciremo a creare un'architettura di sicurezza che ci permette di garantire la nostra okay. azienda. Grazie. Stessa domanda magari a Daniele. Sì, vedo che nonostante le aziende siano molto diverse, anche le dimensioni molto diverse, le problematiche sono spesso le stesse. Anche per noi la criticità legata alla sicurezza delle informazioni è importantissima, anche legata alla protezione della conoscenza, dei nostri dati, dei nostri valori. È un elemento che sentiamo moltissimo e quindi anche per noi nell'immediato c'è un'implementazione che è appena iniziata su IMS, quindi tutto l'Azure Information Protection. È un percorso che dobbiamo affrontare con impegno. La protezione delle informazioni è una protezione che riguarda sicuramente gli attacchi dall'esterno, ma è anche la costruzione di policy verso l'interno che vanno dall'educazione, dalla formazione delle persone all'utilizzo degli strumenti, ma anche dalla protezione rispetto a quelli che possono essere degli atti alle volte che non sono incidentali, ma magari sono anche voluti. Ecco, su questi punti c'è molta sensibilità. Uno dei nostri valori è sicuramente anche la capacità di progettazione e attrazione di finanziamenti pubblici attraverso gare d'appalto, e quindi di fatto la progettazione che c'è dietro contiene delle conoscenze sviluppate nel tempo, e che è ovvio che nel momento in cui dovessero uscire è sicuramente una perdita di competitività. Chiaro. Ok, allora andiamo proprio nel futuro, perché mi sembra che entrambe le realtà ci siamo conosciuti, diciamo, per un'esigenza particolare, e poi abbiamo iniziato in realtà un percorso, perché la tecnologia è un percorso che si fa per migliorare la produttività, per mettere in sicurezza, eccetera. E ergo mi sembra che in futuro abbiamo nel piatto una serie di bei progetti. Si parla di CRM, parla di Sky for Business. Sì, facciamo tutto, mi sembra. Diciamo che noi oggi abbiamo ancora mantenuto su, diciamo, asset localizzati nella sede di San Giorgio, in futuro di Udine, l'IRP e il CRM. Quindi questo è sicuramente un primo passaggio in un futuro abbastanza vicino, sarà quello di portare sul cloud anche questi strumenti. Stiamo valutando effettivamente la scelta sul CRM. Oggi utilizziamo Sugar, ci interessa molto lo Dynamics, stiamo iniziando a fare una valutazione su questo prodotto, anche perché è uno strumento che noi utilizziamo in maniera molto importante e anche molto integrata rispetto agli altri strumenti. Vogliamo anche però utilizzare di più tutti gli strumenti del pacchetto 365, da Forms, Video, ma anche OneDrive for Business semplicemente, anche Sky for Business, tutti quelli che sono gli strumenti di condivisione, di comunicazione con l'interno e con l'esterno della struttura. Ottimo, ottimo. Mentre mi sembra che per CGR vediamo un futuro di migrazione di quello che è l'attuale configurazione IaaS verso un mondo PaaS, SaaS, diciamo così, no? Sì, fondamentale, perché comunque sì, siamo in cloud da già diversi anni, ma le patch dobbiamo montarcele, sì. Quindi un grosso lavoro. Sicuramente cercheremo di andare il più possibile, dopo delle valutazioni, stiamo già facendo, alcune cose sono già passate, sfrutteremo al massimo l'architettura PaaS. Okay. Bene, allora io ho fatto le domande e siamo giusti, abbiamo 57 secondi, ci siamo sincronizzati bene, abbiamo il contatore qui. Allora io ringrazio gli ospiti, volevo sapere solo se qualcuno della sala ha delle domande per i nostri ospiti. Curiosità. Prego. Una critica. Ma in realtà i dati sensibili ce li abbiamo tutti. Quindi GDPR ormai è per tutti.
Sì, è un aspetto molto, molto critico, molto urgente. Noi siamo anche, abbiamo anche un ODV, quindi ambito 231, che quindi ci fa le verifiche, gli audit, e quindi uno degli aspetti che è già emerso e al quale dobbiamo dare adempimento e quindi allinearci. In questo momento siamo in fase di implementazione. Ovviamente c'è tecnologia che abilita, che ci permette di rispondere, ci sono formazione che, ecco, una domanda che non vi ho fatto è che voi quando avete implementato la tecnologia poi invece avete formato i vostri utenti, okay, che dovevano utilizzare questa nuova tecnologia al fine di farli sfruttare meglio gli strumenti, ma anche spiegare cosa e come utilizzare quegli strumenti, perché è importante, si dice che il primo pericolo, no, è davanti alla tastiera, cioè tra il computer e la sedia, il primo problema tecnologico, no? Quindi voi avete anche fatto un'attività di formazione interna dei vostri utenti. Assolutamente, beh, questo, diciamo, riguarda molti ambiti, ma questo è un aspetto che abbiamo iniziato a fare e che ci rendiamo conto c'è un'esigenza sempre aperta su questo fronte, quindi sarà più una formazione sistematica sugli strumenti che utilizziamo e su quelli che nuovamente approcciamo man mano. Ok, allora io vi ringrazio ad entrambi, lasciamo lo spazio all'ospite, comunque se state qui con noi all'aperitivo, magari se qualcuno ha piacere di incontrarvi e per presentarsi, insomma, per parlare o bere un bicchiere insieme, e quindi grazie mille, grazie a tutti, arrivederci.